È nato un caso attorno al mancato risarcimento ai genitori di Giuliano De Seta, lo studente morto durante uno stage per il quale l'INAIL non prevede indennizzo. Ma l'avvocato della famiglia precisa se ne farà carico l'assicurazione di chi verrà riconosciuto colpevole dell'incidente. Il servizio di Francesca Sancin. Giuliano aveva 18 anni e guardava la vita con fiducia. Studente in un istituto tecnico a Porto Gruaro, d'accordo con la famiglia, aveva accolto con entusiasmo la possibilità di fare pratica in un'azienda di Noventa di Piave vicino a Venezia grazie all'alternanza scuola-lavoro, ma su quel futuro che stava provando a disegnare il 17 settembre scorso è crollato un blocco di acciaio di una tonnellata. Per la sua morte non ci sarà alcun indennizzo da parte dell'INAIL. La notizia è rimbalzata sui media facendo molto rumore. La politica, da destra a sinistra, è intervenuta per criticare una legge che prevede un intervento dell'INAIL solo nel caso di una persona che col suo lavoro sostenga la famiglia. Non è questo il caso di Giuliano, che era solo un ragazzo. Il risarcimento però ci sarà, spiega il legale della famiglia, solo non da parte dell'INAIL. In ipotesi di questo genere non compete alcun risarcimento da parte dell'istituto INAIL. Il risarcimento sarà a suo tempo erogato da parte di coloro che saranno ritenuti responsabili in proprio o a mezzo delle proprie compagnie assicurative. La famiglia resta comprensibilmente chiusa nel proprio dolore e ha scelto, mentre le indagini stanno provando a chiarire cause e responsabilità per la morte di Giuliano, di restare in silenzio. Allo stato attuale alla famiglia non interessa minimamente parlare di risarcimento danni, stanno cercando di metabolizzare, ed è cosa molto difficile, il lutto che hanno subito, e figurarsi se possono minimamente pensare al risarcimento danni, è l'ultima cosa che gli passa per la testa.